Ben ritrovati ad una nuova puntata di Notizie Speciali. Con il suo nuovo film dal titolo Take 5, il regista Guido Lombardi ha portato sul grande schermo location davvero insolite della città di Napoli. Uno. L'idraulico, giocatore d'azzardo. Due. Il pugile clandestino. Tre. Il fotografo e la sua musa. Quattro. Il ricettatore. Cinque. O showman. Cinque cosiddetti irregolari del crimine si ritrovano uniti da una rapina milionaria. Come dire, un film di rapina dove però la rapina occupa soltanto una parte del film, poi ci si concentra su quello che accade, su quello che accade dopo. E in qualche modo sì, è come se avessi voluto raccontare i soliti ignoti del capolavoro di Monicelli, anche loro un po' scalcagnati a distanza di 50 anni come sono diventati, per raccontare anche un po' il nostro tempo, mentre nei soliti ignoti negli anni 60 finivano a mangiare fagioli dopo che il colpo era andato male, qui invece mostrano tutta la loro ferocia e anche violenza che appartiene secondo me un po' ai nostri tempi se uno va a scavare sotto la superficie, e quindi è giusto anche, diciamo, il rapporto, il confronto con le Iene di Tarantino, come dicevi. Andiamo con i sacchi. Che brutta accenda che c'è stata. Allora mi sposi prima di morire. E lui? Che cazzo è successo? Oh, ragazzi! Vieni da Luca! Insolite anche le location partenopee dove si sono battuti i Chuck. Abbiamo fatto un numero incredibile di giornate di sopralluoghi, poiché nella sceneggiatura c'erano tre nodi, tre complessità. Prima tra tutte il sottosuolo. All'origine i ragazzi avrebbero voluto realizzare le scene, lavorare nelle cavità fognarie, ma come immaginabile è quasi impossibile, anzi è impossibile lavorare nelle fogne. Quindi abbiamo sostituito le cavità dell'acquedotto, che fra l'altro l'acquedotto napoletano è un posto straordinario, con le cavità fognarie, e ha funzionato benissimo. L'altro nodo era il covo, ovvero gli attori, i protagonisti, questo gruppo, i cinque, diciamo, rapinatori, dovevano, come dire, provare a lungo e provare nel luogo in cui avrebbero poi girato le riprese, un po' come si faceva un tempo, come si sarebbe fatto a Cinecittà. Infine, terzo ed ultimo, c'era, diciamo, come dire, la questione appunto della banca, il cavò della banca. Le banche ovviamente proteggono la loro immagine, hanno, diciamo, come dire, declinato l'autorizzazione alle riprese nelle sedi vere, e ci siamo dovuti inventare in uno studio di posa il cavò, mentre invece il salone era l'ex salone delle grida della borsa merci. Insomma, come dire, piccoli aneddoti per raccontare un po' un grande lavoro che è stato fatto ovviamente soprattutto dal reparto scenografia, dalla produzione, e perché no, un po' anche da noi, che come al solito, insomma, ci facciamo venire queste idee per ottimizzare i costi e per rendere possibili questi grandi capolavori sul nostro territorio. Take 5, un film di Guido Lombardi. Expo! Ed ha scelto un luogo molto suggestivo e particolare anche la principessa di Alta Aliata, Lenzi Orlandi, per la presentazione del suo romanzo, illustrato per l'occasione da una sua grande amica napoletana doc, Marisa Laurito. Nella gremita Sala Ferdinando I del Grand Hotel Parkers di Napoli, Marisa Laurito ha introdotto di Alta Aliata Lenzi Orlandi, autrice del libro Mia madre, mio padre e sua moglie Ortense, Provenance, Villa La Pietra, con prefazione di Vittorio Sgarbi. Amore, sesso, soldi, arte, potere, avidità, tradimenti. Una storia vera di passione, con le sue conseguenze, viene raccontata un secolo dopo dalle voci di tre incredibili donne. È una storia vera, si trova solo su Amazon o su Kindle, e appunto i protagonisti sono di origine napoletana, gli Acton, che era mio nonno praticamente. È un libro che va 100 anni, dal 1897 a oggi. È la storia di tre donne, raccontato
con tre voci di donne e c'è anche una parte legale, per cui è una storia credo avvincente e spero che piacerà. E quello che mi lega a Marisa Laurito è l'intelligenza e il sense of humor, perché è molto raro trovare delle donne estremamente intelligenti e con un enorme sense of humor, un'energia che sprizza da tutti i pori, una donna unica trovo io, per cui è come avere Picasso in Italia, avere la Laurito. E da una donna che ci racconta del passato passiamo ad un'altra pronta a catapultarci nel futuro. Samantha Cristoforetti ha fatto tappa, è tornata in quella che è stata anche la sua Accademia Aeronautica Militare a Pozzuoli per raccontare agli allievi di oggi quella che sarà l'avventura che si presta ad affrontare nello spazio come primo astronauta italiano di sesso femminile. Come è stato detto, ero al vostro posto soltanto qualche anno fa, e quindi è davvero molto emozionante. Gli allievi dell'Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli hanno incontrato il capitano Samantha Cristoforetti, pilota dell'aeronautica militare ed astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha illustrato loro i contenuti della missione di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana Futura. La missione che la vedrà protagonista quale prima astronauta italiana sulla Stazione Spaziale Internazionale per circa 6 mesi. Per il capitano, che nelle stesse aule si è formata lungo il suo percorso di studi, ci ha tenuto a sottolineare quanto il percorso formativo, apparentemente duro, è stato invece il segreto del suo successo. Al seminario hanno partecipato anche la dottoressa Delfina Bertolotto, dell'Agenzia Spaziale Italiana, il colonnello Pietro Serra dell'Aeronautica Militare e la dottoressa Elena Grifoni Winters dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha sollevato una riflessione su quanto ci si accorga di Pozzuoli nel mondo per aver dato i natali a Sophia Loren piuttosto che la preparazione alla prima astronauta tricolore di sesso femminile che andrà nello spazio. Restiamo in tema di donne che fanno la storia d'Italia con il premio Mia Martini, seguito per noi da Salvo Fazio. Torna al nostro, io canto
Con questo è davvero tutto, vi ricordo come sempre che se volete rivedere le notizie speciali potete ritrovarle in replica su questa emittente televisiva oppure andare su www.kl.net dove potrete riguardarla tutte le volte che volete, ovunque voi siate e attraverso qualsiasi supporto telematico. A presto! KL.net è dal 2009 una piattaforma di condivisione dell'informazione e al concetto di citizen journalism ho già aggiunto quello del crowdsourcing, ovvero alla possibilità di proporre un articolo o un video si aggiunge quella di essere sostenuti e retribuiti direttamente dagli utenti. Inoltre, ogni settimana KL rimborsa all'autore del post più popolare. Dai anche tu un valore concreto ai mi piace, diventa sostenitore e autore di www.kl.net. Trovi dettagli nella sezione Mission del sito.